Allora, ciao a tutti, non so se mi sentite. Magari scrivetemelo. scrivetemelo, pure in chat. Se mi sentite, aspetta che avviamo anche in Instagram. Scusate la luce, non so, non so cosa c'è, ma sembroso. Ok, ciao Angela, ciao Lucia, perfetto, ah, siamo parecchi, già Roberto, ok, aspettiamo anche qualcuno di Instagram, è arrivato Battista, ok, Daniela, perfetto. Allora, piccola precisazione di servizio, allora, eh, ho due, eh, ho un telefono e una cam, per cui non sono strabico, eh, guarderò un po' qua, un po' là, ho cercato di metterle vicine, eh, quindi da qua di qua ho Instagram e di qua ho Facebook, eccetera. Quindi va bene. Allora, è arrivata anche la Pina, mia sorella, cioè, tanta gente. Bene, sono contento. Allora, se eh, mi vedete, mi sentite, diciamo che possiamo partire. Allora, eh, oggi eh, vogliamo parlare. Volevo parlare un po' con voi, come sempre, fare quattro chiacchiere pomeridiane sul tema dei panettoni fatti in casa, perché chiaramente è il periodo in cui eh, si fanno i panettoni. Il panettone è il dolce sicuramente più riconosciuto, eh, il dolce italiano più riconosciuto all'estero, e quindi, da italiani, dobbiamo farlo bene. Chiaramente è facile? Non è facile, tutto dipende chiaramente da. da Tantissimi fattori, però noi oggi cercheremo di andare un po' all'interno del procedimento e rispondere alle vostre domande per farlo sicuramente al meglio. Allora, io ogni tanto guarderò lo schermo perché chiaramente ho le, ho le vostre chat, ma ho anche segnato delle domande eh, a cui mi piacerebbe rispondere, oltre a quelle che possono venire eh, live in diretta, in diretta da voi. Ok, quindi se avete qualsiasi tipo di domanda, fatele all'interno della chat. Eh, e io le risponderò. Tenete sempre in considerazione che c'è una, <ride> una certa latenza tra quando io parlo e quando voi sentite. Quindi tutto sotto controllo eh, è normale. Se poi mi dimentico qualcosa, ri ripetete la domanda. Ok, perfetto. Ciao Maurizio. Allora eh, mi piacerebbe partire da una domanda che ho ricevuto su Instagram da Rachele, che molto eh, devo dire in maniera molto trasparente mi chiede: ma è difficile fare il panettone? Allora, fare il panettone onestamente non è facile, non posso dirvi che è facile, così come fare per esempio, non lo so, una crostata o dei biscotti. È un dolce difficile, è un dolce difficile perché prevede tanti step di preparazione. E poi prevede l'utilizzo di un ingrediente che non è un ingrediente inerte. Eh, eh, ma, è un, ma è un ingrediente vivo che è il, eh, che è il, lievito, che è il lievito madre. Soltanto ogni tanto leggo qualcuno che scrive delle, delle robe lì su Instagram. Eh, quindi ut utilizzare il lievito madre è sicuramente un, eh, un fattore di, non dico di difficoltà, ma sicuramente un qualcosa che rende la preparazione del panettone un pochino più complessa. Allora, quindi per fare, partiamo che per fare il panettone. Serve il lievito madre. Allora, non so quante domande, non, non nominerò tutte le persone che mi hanno fatto questo tipo di domanda, perché sarebbero davvero tante, eh, ma eh, come si dice, sono tantissime persone che mi chiedono ma ci vuole il lievito madre, posso farlo senza il lievito madre, eccetera. Allora, per fare il panettone, così come noi lo conosciamo, così come a noi piace, serve il lievito madre. Si può, fare il lievito, eh, si può fare il panettone con il lievito di birra, mm, devo dire che viene. È un panettone, però sappiate, diverso da quello che può essere invece il panettone con il lievito madre. È diverso, anzitutto, per una questione veramente di sapori e di aromi. Pensate che per fare un tone con il lievito madre utilizzo già il lievito madre, ma poi ho 20 ore di, di lavorazione e di lievitazione, per cui immaginate no, gli aromi quanto possano essere ricchi e quanto possano essere complessi. Farlo con il lievito di birra, chiaramente, è come se io utilizzassi solo, un, solo una parte del lievito, del lievito madre che sono i lieviti, ma mi perdo tutti i batteri che sono invece molto importanti per gli aromi e anche poi per la parte di eh, conservazione. Quindi otterrò un panettone buono, ma con un, un, una, una nota aromatica molto più scarsa. Secondo, utilizzerò, eh, avrò un prodotto che si secca nel giro di due giorni. Quindi, come tutti i prodotti fatti con lievito di birra, anche quando io faccio il panettone, nonostante possa utilizzare degli accorgimenti e il fatto che poi metta, per esempio, tanto burro, tanti tuorli, della frutta secca comunque umettata all'interno, ma nel giro di... 3-4 giorni, anche se ben conservato, inizia a seccare. Questo è non ci potete fare veramente niente a livello casalingo. Eh, quindi la, la, la risposta è sì, si può fare un panettone con il lievito di birra. Tenete conto che all'interno della ricetta, più o meno la percentuale che potete utilizzare di lievito di birra è nell'ordine dello: 04 sul peso totale della ricetta. Quindi se prendete per esempio la ricetta che trovate sul bianco lievito del, eh, del panettone a lievitazione naturale, più o meno vi vengono un impasto di circa, se non vado errato, 4 chili, 5 kg, più o meno eh, prendete, quella, per, prendete su quella massa lì più o meno la quantità di, eh, di lievito di birra che dovete inserire più o meno nell'ordine di 18-20 grammi, però il procedimento è diverso. Mi raccomando, poi vi pubblicherò la ricetta del panettone fatto, del panettone fatto con il lievito di birra perché sono processi diversi. Quindi, prima di tutto, parto da una biga che è un impasto fermentato e già quello un pochino mi aiuta. Poi farò altri tre impasti invece che due in modo tale da creare sempre più acidità all'interno dell'impasto, un'acidità chiaramente buona, che mi permetta poi di andare a, eh, a fare un impasto fatto e finito con un buon sapore di, eh, di panettone. Okay. Eh, qualcuno mi dice: eh, Ma posso fare addirittura il panettone in un solo impasto utilizzando il lievito di birra? Allora, no, eh, fai veramente una brioche, è come se fosse una, 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 una giga brioche farcita con l'uvetta. Non l'ho mai provato, onestamente, ma mh, non vorrei neanche provare, perché, ripeto, fai un, si fa una preparazione diversa, si fa una preparazione che non è un panettone, è un'altra cosa, ma non, non può essere chiamato poi panettone. Farei magari una focaccia e fare comunque una brioche o un pan brioche, quindi assolutamente no. Allora, eh, sto leggendo alcune domande che arrivano. Eh, allora, eh, Manuel mi chiede: Manuel su Instagram mi chiede si può usare il lievito madre disidratato? Allora, no, eh, ecco, anche la, eh, la Fedi me lo sta appena chiedendo. Allora, no, il lievito madre disidratato, ragazzi, non sono altro che. È un po' una trovata, un'ottima trovata della, di marketing, ma non serve molto. Perché il lievito madre disidratato non è altro che mh, un lievito madre, una parte del lievito madre, tendenzialmente lo potete fare anche voi a casa con le croste che buttate, cioè che togliete prima di fare il rinfresco. È una preparazione anzitutto mh, morta, perché comunque è disidratato e comunque è confezionato, quindi anche quella poca flora batterica e di lieviti che è rimasta dentro, non è proprio informissima, ma che serve tendenzialmente a dare eh, eh, un'acidità, un gusto acidulo e un gusto di prodotto da forno eh, al, al panettone o al, alla pizza o al pane. Quindi mh, ha un potere lievitante sicuramente, non ha un potere lievitante sufficiente per andare a, eh, a creare il, il, il panettone. Poi, per esempio, uh, Valeria mi chiede, per esempio, uh, no, anzi, scusate, un, due, tre si mangia? Sì, si può fare invece con i licoli. Anche qua, i licoli non ha molto senso perché allora i licoli serve a un'altra cosa, quindi... Sai, sapete, i lieviti ognuno ha una caratteristica e ognuno fa qualcosa di diverso. Allora, il licoli, quello fondamentalmente è un lievito molto acido, una pasta acida che serve a far lievitare impasti molto basici, molto poveri di grasso e di, eh, soprattutto di grassi, come per esempio il pane o la pizza. Quindi va benissimo per il pane e la pizza. Non va bene per il prodotto, un prodotto tanto eh, ricco come il panettone, perché dovreste metterne dieci volte tanto, ma poi avreste un'acidità incontrollabile. Quindi assolutamente no. Eh, quindi questo è già, eh, già un'altra parte. Poi, per quanto riguarda... Allora, qui state facendo domanda raffica, non so più dove guardare. Allora, eh, finisco, le domande di, finisco le domande che mi hanno segnato per la parte di... Generale, poi dopo pian piano rispondiamo a tutte le vostre domande. Allora, poi saliamo invece sulla parte dei, degli ingredienti. Eh, anche qua la Fede mi chiede: eh, è possibile fare il panettone con una farina integrale? Oppure serve una farina bianca di forza? Allora, si possono fare in entrambi i modi, tanto anche su Bianco trovate un panettone che mi ha insegnato il eh, maestro. Mh, Rolando Morandin e Francesca, che è un ottimo panettone fatto con farina integrale e eh, per esempio cioccolato. Quindi si può fare, eh, non è necessario avere solo la farina eh, solo la farina bianca di forza, si può fare anche con un'ottima, però attenzione, ci vuole un'ottima farina integrale, perché la farina integrale tendenzialmente non ha una capacità di creare glutine molto forte. Tende, è una farina che ha molte eh, tra virgolette impurità e e note e parti cruscali all'interno, per cui non struttura un buon glutine. Per fare un panettone con la farina integrale, ci vuole una farina di forza fatta apposta per questo genere di prodotti, che, per esempio, è la farina petra 9 del Molino Quaglia. Quindi, quella è un'ottima farina che struttura un ottimo glutine. Tenete in considerazione però che quando fate un panettone con la farina integrale, eh, proprio perché c'è la farina integrale, dovete stare molto attenti alle acidità perché la crusca e tutta la, la, la parte, fibra, la fibra all'interno della farina acidifica tantissimo l'impasto è per quello che vi dico di non rinfrescare il lievito madre con la farina, con la farina eh, integrale. Quindi sarà un panettone che lieviterà prima rispetto al panettone fatto con la farina bianca e dovete farlo lievitare a una temperatura leggermente... È più uh, eh, bassa, ok? Quindi intorno ai 24 gradi per il primo impasto e più o meno 28 gradi per il secondo impasto, perché altrimenti tende molto a acidificare e poi lì non lo, uh, lo recuperate più. Allora, eh, poi ancora, eh, se volessi glassare con del cioccolato, quando quando dovrei farlo e se la scarpatura è necessaria. Allora, la glassatura con il cioccolato si fa quando il prodotto è ormai cotto e raffreddato. Quindi si fa una glassa che trovate anche sul biancolievito, si prendete il panettone, lo immergete nella, eh, nella, nella bacinella con la glassa e lo lasciate una glassa su eh, molto zuccherina con una base alcolica che serve anche proprio a conservare bene il panettone nel caso in cui doveste glassare il panettone non fate la scarpatura perché la scarpatura vi dà una superficie molto espansa ma comunque regolare con delle punte per cui quando poi andate a glassare non ottenete un bel risultato cioè se volete un risultato bello liscio non fate la scarpatura perché altrimenti perdete un po' quell'omogeneità poi Pamela mi dice come faccio ad ottenere una farina con un W280 partendo da una farina 380 e una farina debole allora qui è sempre un po' la questione eh, poi magari Pamela ti rispondo mh, come si dice con i passaggi per ottenere questi numeri che ti, adesso ti sto dicendo però tendenzialmente l'idea è che i W della farina mh, possono essere mescolati tra virgolette, per ottenere una farina finale non è una soluzione Ottima, quindi se avete bisogno di una farina con un W di 380, comprate una farina con un W di 380. Perché chiaramente i molini fanno bene il loro lavoro e quindi hanno, eh, essenzialmente fanno, la fanno bene. A livello casalingo, emergenza: è domenica pomeriggio, non ci sono posti aperti, si possono miscelare delle parti di farina. Con eh, W eh, diverso per ottenere poi una farina finale. Quindi per rispondere alla tua domanda, Pamela, allora puoi partire da un 55% sul peso della farina che tu vuoi ottenere, ne usi un 55% con il W380 e eh, 45% di una farina debole. Se, se ho capito bene, una farina debole da supermercato, intorno ai 160, e così ottieni una, eh, una farina eh, corretta. Allora, eh, ultima domanda, poi ritorniamo alle vostre domande. Che marca di burro usare? Allora, questa è un'ottima domanda, eh, Marilena, perché il, il burro è uno degli elementi eh, fondamentali per la buona riuscita del panettone. Eh, perché? Perché il burro che inseriamo soprattutto nel primo impasto, ma poi anche nel secondo, non solo dà una nota aromatica, ma eh, porta avanti tutta una serie di processi che possono far riuscire o non riuscire il primo, soprattutto il primo impasto del panettone. Questo perché, allora, bisogna scegliere un burro fatto da panna, un burro di centrifuga fatto da panna. Allora, al supermercato non ce ne sono tantissimi. Quelli che vi posso dire che io ho trovato e che ho provato sono il burro Lutpark, che è molto molto buono, e il burro eh, Beppino Celli, credo si chiami. Quindi sono dei burri purtroppo molto premium a livello di, di, di prezzo, ma che però sono fatti da panna. Questo perché? Perché la maggior parte dei burri che trovate, anche quelli di nomi molto famosi, sono fatti: diciamo, eh, sono dei burri molto contaminati da batteri lattici che poi possono andare a acidificare in maniera irreversibile il primo impasto del panettone. Per cui voi fate, avete il lievito giusto, fate il procedimento giusto, la sera vi sembra tutto un impasto bellissimo, la mattina è completamente acido perché il, ehm, perché il burro... Ha portato con sé tanti batteri lattici che derivano dalla lavorazione del formaggio, per cui chiaramente eh, buttate via tutto. Quindi eh, usate, questi, usate questi burri qua. Se volete, eh, all'interno di Biancolievito troverete una selezione anche di burri che vi consiglio di usare, che sono burri della marca Corman. Ma Corman è una marca ottima di burri professionali e eh, ho selezionato per voi sia un burro in panetti però un burro un po' grande devo dire, eh, non abbiatemene ma purtroppo non si trovano di dimensioni inferiori e poi anche il, il famoso burro liquido della corna. Allora inizio a rispondere alle domande alle domande qua su Instagram. Allora aspettate, prendo un altro telefono così eh, posso rispondere più facilmente senza diventare matto. Allora Iniziamo. Pa, 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 pa. Ah, scusate, vabbè, qui intanto non si carica. Iniziamo allora. Primo impasto, ok. Eh, lievita anche nei tempi prestabili, nel secondo nell'aggiungere gli ingredienti nell'impasto, collassa. Allora, ehm, quando il panettone collassa, soprattutto nel secondo impasto, è perché non avete fatto incordare bene l'impasto con la farina. Nella, vi posso dire: guardate: il 70% delle volte eh, la causa è questa: cioè prendete il primo impasto lievitato, lo mettete nell'impastatrice, aggiungete la farina e la fate andare. Dopo un po' di tempo, magari vedete che la farina è stata assorbita. L'impasto più o meno ha ripreso una forma e cominciate a inserire i tuorli, lo zucchero, il burro malissimo perché la, la farina è stata assorbita il, la, uh, la maglia glutinica non si è ancora riformata per cui quando voi fate così la maglia iniziate ad aggiungere eh, dei condimenti la maglia glutinica non è pronta e vi collassa quindi una cosa molto importante mettete all'interno il, il primo impasto lo mettete all'interno della planetaria o dell'impastatrice quello che avete con la farina fate andare per un buon quarto d'ora, 20 minuti dipende veramente molto dalla macchina Prendete poi un pezzo di impasto, lo aprite, fate proprio la prova del, del glutine. Vedrete che quando riuscirete ad aprire l'impasto fino a formare un velo molto sottile, allora significherà che il glutine è ben strutturato, e allora da lì potrete andare eh, veramente ad aggiungere tutto il resto. Se vedete che il, il velo si strappa, non si forma, e significa che la pasta non è ancora pronta. Una seconda, però anche, eh, una seconda possibilità può essere che l'impasto serale, quindi il primo impasto, è troppo acido. E qui dovete sentirlo, cioè quando prendete il primo impasto che ha fondamentalmente ha triplicato il volume, lo aprite, lo aprite un po', annusate, se ha un odore molto pungente, molto di acido, Probabilmente è, è, acida è acidificato troppo. Quindi una cosa che potete fare più o meno per recuperare l'impasto, se siete fortunati, cioè se non è veramente grave, è farlo raffreddare molto bene. Lo mettete in, con in congelatore, lo fate proprio raffreddare bene, 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 così che comunque l'acidità un pochino cala. Aggiungete una puntina di cucchiaio di eh, bicarbonato di sodio nell'impasto. E andate avanti con la farina, fate una preghiera a chi preferite e vedete se funziona. Ok, poi eh, pa 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 pa, allora possibile di fare un panettone con farina con 13% di proteine. Allora già sia, nazar, nazar, ok. Allora, eh, 13% è un po' pochina, nel senso, per fare un buon panettone devi avere una farina che ha un, una quantità di proteine almeno del 14,5-15%, altrimenti rischi che non ti, non ti tiene, soprattutto non ti tiene tutti i grassi e condimenti, cioè ti collassa e poi fai degli ottimi, degli ottimi plum cake. Poi, Battista, mi serve un moderatore, ragione, eh, non so più dove guardare. Allora, eh, sono una amante... Allora, questo è Daniele, sono è un amante del licoli, non capisco perché il mio panettone si asciughi in tempo di 48 ore. Eh, allora, Daniele, dipende molto il fatto che tu, eh, immagino, non ho capito se fai il tuo panettone con il licoli o in generale il panettone ti si asciuga. Allora, se, il se tu fai il panettone senza licoli e il panettone ti si asciuga troppo... Possono essere diverse possibilità. Allora, la prima possibilità è che è troppo cotto, quindi significa che la mh, per cuocerlo bene, la temperatura al cuore quando lo sfornate deve essere intorno ai 92, 94, non di più. Tanti vi dicono 96. A mio avviso, 96 gradi al cuore il prodotto poi si secca eh, e non ve lo consiglio. La seconda possibilità potrebbe essere che magari la ricetta è sbilanciata, per cui. Eh, vi eh, come si dice vi, eh, vi manca un po la parte grassa terzo eh, se fate i panettoni con il cioccolato eh, con le gocce di cioccolato questo è una delle cose più eh, classiche che il panettone asciuga perché la, il cioccolato fonde in cottura poi per sua natura risolidifica e richiama se tantissima acqua quindi questa è un'altra possibilità ultima possibilità che mi viene in mente se tu e vi prego, non fatelo eh, di, eh, usando un'uvetta che non è Reidratata, quindi prendete l'uva dalla busta e la mettete nel panettone. Siete dei criminali perché, anzitutto, l'uva è veramente sporca. Quindi rischiate che il panettone vada in acidificazione. Il problema è che, poi, quell'uva lì, per sua natura, siccome è disidratata, ha bisogno di prendere acqua e dove la prende? La prende dal panettone. Per cui, voi lo sfornate nel giro di un giorno. Avete un panettone che è secco, come, che è secco come qualcosa di immangiabile. Per cui, potrebbero essere queste le cause. Poi, eh, con il panettone ci vuole tempo e pazienza, non si possono saltare i passaggi. Brava Irene, questo è, è giusto. Allora, la pina mi fa, mi fa sempre molto ridere che per una ricetta di pasticceria ci sono ovviamente degli ingredienti precisi, ma ognuno vuole fare ingredienti diversi. È vero, allora il panettone è. Non è difficile come, Cioè, è difficile perché ha tante fasi, ma gli ingredienti sono facili, dovete rispettarli. E soprattutto se non siete dei professionisti, io vi consiglio... Cioè, fate variazioni su tutte le ricette che volete, eh, per carità. Sul panettone, sul pandoro, mh, sulla colomba, su questi dolci qua, vi raccomando, veramente fate... Seguite la ricetta, perché vi può veramente succedere che cambiando un qualcosa che per voi ha una, una logica, scompensa tutto l'equilibrio. Poi... Ancora, eh, pa 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 pa. allora come sciolgo bene il lievito madre? L'ultima volta non si è sciolto bene. Allora, questa è una domanda di Alice. Allora, quando fai il primo impasto, Alice, tu metti la farina e una parte di liquidi all'interno dell'impastatrice, la fai andare un pochino. Quindi, formi un, un, un impasto un pochino grezzo e poi aggiungi il lievito madre. Alcune scuole di, alcune scuole di pensiero ti, ti direbbero di mettere il. Eh, eh, il lievito con una parte di lì all'interno della planetaria e di farlo sciogliere. Io personalmente ritengo che questo è un tipo di procedimento che ti dà un po' troppa, eh, potrebbe stimolare la troppa acidità poi del lievito, perché eh, più tu rendi il lievito acquoso o lo sciogli, più aumenti la flora batterica lattica. Favorisci, anzi, scusa, non è che l'aumenti, la favorisce il suo sviluppo. Per cui, siccome la flora battera lattica è qualcosa che è molto pericoloso per il panettone, cioè è quell'elemento che può fare la differenza, io la terrei sotto controllo. Per cui, se tu invece inserisci il panetto di lievito mh, pronto in un impasto, un impasto che però sia già un pochino formato, vedi che non, non, hai, non hai problemi. Poi ho notato la Lulu. Ho notato che l'idratazione, scusate, io mi devo avvicinare perché non leggo niente, ho notato che l'idratazione, contando come liquidi, acqua e tuorli e come solidi, farina e lievito madre, quindi che l'idratazione cambia molto in percentuale, ad esempio tra la tua ricetta e quella di Massari. Sì, eh, sì, là assolutamente, e eh, questo è un po' poi è il bello, se volete, della, è il bello un po' della diretta, effettivamente sì, ci sono delle variazioni di, delle variazioni di, 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 di percentuali. Molto, molto varie, ma che variano non solamente, eh, che variano sotto tanti punti di vista, dalla percentuale per esempio di lievito che tu utilizzi, dalla percentuale di zuccheri e grassi e anche da come queste percentuali, queste quantità sono splittate tra il primo e il secondo impasto. Una cosa importante per poter comp comparare le, le ricette, io ti consiglio di rapportarle sempre al, all'impasto totale senza però i condimenti. Quindi tu prendi l'impasto, proprio la pasta che ti verrebbe dalla mia ricetta, quella di Massari, quella di Montanari, di chi vuoi, e, eh, di, e vedi fondamentalmente la proporzione delle, degli ingredienti. Sulla base di quello poi calcoli, puoi calcolare per esempio anche quanti condimenti dentro, però è del tutto normale. Allora, salve, si può utilizzare lo zucchero d'uva al posto dello zucchero semolato? Se sì, qual è il rapporto? Allora, eh, lo zucchero d'uva immagino tu parli quello uh, liquido. Non so quale zucchero usi. Eh, allora, il saccarosio sicuramente la parte è quello migliore. Non mettere zuccheri troppo. Eh, fermescentibili quindi come per esempio il glucosio lo zucchero 2 il glucosio il fruttosio perché accelerano tantissimo il processo di, eh, del lievito quindi se tu metti questi tipi di se tu metti questi tipi di zuccheri dai una spinta fortissima ai lieviti e rischi veramente che il panettone eh, che il lievito diventi troppo forte l'impasto acidifichi molto velocemente quindi ti consiglio di usare uno zucchero semolato che è uno zucchero che il lievito ci mette più tempo a scomporre allora, poi um, vabbè qui ok niente. Qual è il numero di rinfreschi? Allora, ciao a quale numero di rinfreschi metto da parte il lievito per il giorno dopo? Ecco, questa è una cosa importante, eh, Rocco. Allora, per fare il panettone dovete fare almeno due rinfreschi. Allora, tradizione vuole che se ne facciano tre. Eh, moltissimi istituti di ricerca di università hanno fatto delle, degli studi approfonditi, chiaramente. Eh, e hanno dimostrato che. La differenza tra un lievito rinfrescato al secondo rinfresco e al terzo rinfresco non cambia tanto, cioè se, attenzione, se partiamo da un lievito giusto in forze all'inizio, eh, quello che vi cambia tendenzialmente, ma a noi, cioè a voi a livello casalingo fa veramente, non fa la differenza, è... Il periodo di conservazione, cioè un lievito al terzo rinfresco tende a conservare di più il prodotto, però a livello casalingo, diciamo che il panettone si fa, si mangia, non è che abbiamo bisogno di conservarlo due mesi. Quindi puoi anche eh, avere il secondo, eh, fare il panettone al secondo rinfresco. Per quanto riguarda il, la, la quota a parte, che poi tu metti da parte, la fai prima di, mettere in, prima di fare l'ultimo eh, riposo a 30 gradi, cioè tu fai il primo rinfresco, Rocco, poi prendi il lievito, fai un secondo rinfresco. Quando la massa è pronta, ne prendi una parte che la metti via come madre eh, in acqua fredda o nel sacco legata, come, come preferisci tu. La quota rimanente, invece, la metti a 30 gradi per fare l'ennesimo rinfresco. È molto importante farlo qui, questa divisione, non farla dopo, perché se la fai dopo, la, la, la madre che poi tu porti avanti è già fermentata, e quindi il giorno dopo è acida. Poi, eh, pa, 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 allora esatto. Allora, per ottenere le bolle all'interno del panettone, è più importante un'idratazione più spinta o una perlatura fatta bene? Allora, per, il, eh, allora, per le bolle all'interno del panettone, in realtà, la, eh, quello che fa la differenza. Eh, allora, l'idratazione sicuramente sì, più un prodotto è idratato, più, tende, più acqua c'è, più l'acqua evapora e fa delle bolle. Ma quello che è importante è la temperatura di lievitazione del secondo impasto all'interno dei pirottini. Più tu fai una lievitazione alta, quindi intorno ai 30 ⁇ gradi, più avrai una fermentazione spinta, quindi avrai delle bolle grosse, che non è un pregio, attenzione, i panettoni, quando vedete i panettoni con le bollone grosse, che vi dicono ah ma guarda questo è lievitato con il lievito madre, no, è una... Quello è un prodotto sbagliato perché è lievitato male, come quando vedete il panettone con il cappello che, che traborda il pirottino. Ecco, quello è un, lievi è un panettone venuto male eh, perché è, è, hanno usato un lievito troppo forte, non acido. Se tu invece fai lievitare il secondo impasto, per esempio a temperatura ambiente, si può fare, io ogni tanto lo faccio, mh, e ne guadagna la dolcezza del panettone, avrai un'alveatura un po' più piccolina e tonda regolare. Quindi è la temperatura a cui fai fermentare che ti fa veramente la differenza. Allora, eh, esatto, esatto, sono fatti, con il, sono fatti esattamente con gli scarti del formaggio, parlando del burro. Allora, anche il burro bavaresi, i burri bavaresi sono buoni, ma i burri bavaresi, i burri tedeschi, i burri francesi, ragazzi, sono una cosa incredibile, sono buonissimi, e soprattutto se non abbiamo avuto l'esperienza di usarli prima, la prima volta che li usi, ti accorgi di un colore completamente diverso, ma sono ma, buonissimi, cioè ti viene voglia veramente quasi di, di morderli. Eh, in Italia non sono ancora capaci di fare il panettone. Eh, ogni tanto facciamo un po' delle porcherie. Allora, poi diverse domande che ora leggo che mi fa 78 Manuela, ma che mi avete fatto anche diverse altre volte. È eh, se si può fare il panettone senza planetaria. Allora, onestamente no, nel senso che eh, purtroppo eh, la lavorazione è così lunga e richiede così tanta energia per formare il glutine che fatta a mano, anzitutto, vi spezzate le braccia. Secondo, con il calore delle mani andate a scaldare troppo l'impasto. Allora, no, io non l'ho mai provato quindi non vi posso dire guarda, ho provato, viene male. Pensare, ripeto, già con un'impastatrice a, a braccio tuffanti, un'impastatrice planetaria, ci mettete almeno 30-40 minuti di impastamento a mano, ci mettete due giorni. Quindi per me non ve lo consiglio onestamente. Eh, però è pure vero. Ah, è una cosa, però non il bimbi non fate queste robe con il bimbi perché il bimbi ha uh, un sistema di lame e di pale che gira molto veloce per cui vi scalda l'impasto in maniera vertiginosa e dopo 5 minuti l'impasto è liquido perché avete bruciato il glutine quindi non usare il, il bimbi anche se vi dicono che ci potete fare tutto ma per me ci potete fare abbastanza poco allora come posso tenere sotto controllo la, la temperatura per la lievitazione a casa allora eh, anche qua eh, la cosa importante è, come tutti gli evitati, garantire una temperatura costante. A casa sono d'accordo, non è facile. Un'opzione potrebbe essere il forno spento con la luce, in cui ogni tanto mettete un pentolino d'acqua, è la cosa migliore, soprattutto per il primo impasto. Nel secondo impasto, vi potete anche permettere. Allungando molti tempi di lievitazione, di, eh, di farla per esempio a temperatura ambiente. Però per il resto, vi consiglio di usare questo schema ottimo. O altrimenti, andate su YouTube perché ci sono tantissimi tutorial di persone super inventive che, partendo da delle scatole di plastica, quelle che si usano per mettere via i vestiti, e con una serpentina montano dei termostati, fanno delle robe strane, ma molto che però con. 20 euro vi fate la vostra camera di lievitazione quindi, se avete un po' di senso MacGyver, assolutamente, assolutamente usata. Infatti, la Fedi sì è vero, le, le temperature a casa non sono costanti e questo fa la differenza. Poi, anche a livello qualitativo, allora panettone con il licoli. Daniela, ti ho già risposto: no, non si può fare allora perché non crei una ricetta per panettone con il licoli? No, perché non vi farei buttare via, vi farei Daniele buttare via veramente gli ingredienti. Allora, poi la temperatura del cuore del panettone in che momento posso prenderla? Allora, il, il, una cosa, i dolci fatti con il lievito madre non collassano. Cioè, quando tu inforni il panettone, il panettone è il lievito, tu lo prendi, lo sposti e quello non va giù. Ma perché è fatto con il lievito madre? Perché ha un'alvolatura, ha una struttura più forte, non so come dirti. Eh, se tu lo dovessi fare con il lievito di birra, ti cala, quindi con il lievito madre non hai grossi problemi, quando vedi che stai a più o meno 70% del tempo di cottura, apri, in infili. Eventualmente ti consiglio di utilizzare un termostato con la sonda che poi esce dal forno. Quindi non usate mai, mi raccomando, i termostati quelli da taschino mettendoli nel forno perché vi, li distruggete. E, e, e assolutamente misurate lì la temperatura. Allora, Stella, sì, la KitchenAid va assolutamente bene. L'unica cosa, un consiglio che do a tutti per fare il panettone con la planetaria è o con la spirale, molti di voi hanno la spirale perché magari fanno spesso il pane. Controllate molto bene la temperatura dell'impasto. Quando la temperatura dell'impasto deve essere sempre sotto i 27-28 ⁇ gradi, quando va sopra... No, no panic, spegnete la macchina, prendete l'impasto, lo mettete in frigorifero o in congelatore ben coperto, lo fate riabbassare magari intorno ai 23 gradi e poi ricominciate la lavorazione. Quindi no problem. Oppure se avete anche una cosa che vi può aiutare, se avete del ghiaccio eh, tritato, Anzi, anche mettere un pochino di ghiaccio. Allora, rispondiamo invece a un po' di domande che vengono dal mondo di Facebook e YouTube. Ciao ragazzi, scusatemi, sono, finora ho guardato sempre, sempre Instagram. Allora, ehm, vado giù. Uh, allora, grazie, grazie, grazie a tutti. Allora, ecco qua. Allora, la, Antonio mi chiede. Allora, il lievito per il panettone è meglio in acqua oppure legato, posso rinfrescarlo tutti i giorni oppure lo indebolisco. Allora, differenza tra lievito madre, il conservato in acqua e legato. Allora, il metodo conservato in acqua, ti, ehm, Antonio, ti permette di avere un lievito che è più dolce, cioè che è, me, sviluppa mh, meno acidità, perché l'acidità è, è assorbita dall'acqua. Il lievito però ha un lievito un po' più debole, nel senso che siccome tu lo fai veramente fermentare in acqua, l'ambiente acquoso da una parte sì ti scioglie l'acidità, ma ti eh, favorisce lo sviluppo di batteri lattici. I batteri lattici prevalgono un po' più sui lieviti e quindi ottieni un, un lievito leggermente più debole, o anzi con una flora di lieviti che sviluppa diversamente, sviluppa molto più lentamente. Se tu utilizzi invece il lievito legato, il lievito legato è invece un lievito molto forte, che può avere anche una quantità di lieviti molto alta, per cui devi stare attento che quando tu lo metti nell'impasto ha un gusto anzitutto più pronunciato. Ma poi ti ehm, potrebbe succedere che è un po' più difficile da gestire perché ti può partire molto la, la lievitazione. E infatti la differenza è che quando tu utilizzi, fai un panettone con il lievito legato, hai un panettone che quando tu lo inforni spinge subito in cottura perché ha molti lieviti e poi si stabilizza e un pochino cala. Il, quando invece lo inforni un palettone fatto con il lievito in acqua, vedi che ha uno sviluppo molto più regolare, ok? Ma che ti permette di avere un prodotto finale, a mio avviso, migliore. Eh, quindi, sul rinfrescare invece il lievito tutti i giorni, assolutamente va rinfrescato tutti i giorni, soprattutto se siete in prossimità di fare il panettone, eh, rinfrescatelo assolutamente tutti i giorni e ancora prima, qualche giorno prima di fare il panettone, fate un giro di tre rinfreschi a 30 gradi per metterlo in forza. Una cosa importante, che eh, anche qua mi avete chiesto molto su Instagram, è ehm, a ah, prendo il o conservo il lievito madre in frigo, lo tiro fuori e faccio il panettone. No, assolutamente. Il panettone richiede, il panettone, il pandoro, la colomba, richiedono dei lieviti che siano molto forti, cioè, forti, scusate, in forma, ben bilanciati e per questo dovete prevedere, se lo tenete in frigo, una, almeno una settimana di rinfreschi giornalieri per riequilibrarlo. Se addirittura lo mettete in conservazione in congelatore, da quando lo scongelate prevedete almeno tre settimane per riportarlo alla giusta. Alla giusta percentuale, al, giusta, al giusto mix. Allora, pe, eh, Pietro, ciao, ho fatto diversi panettoni, dopo un po' il mio lievito ha perso forza, non riesco più a panificare cosa posso fare. Eh, allora, è un po' difficile, Pietro, risponderti così: eh, ha perso forza? Allora, può aver perso forza non perché tu l'abbia usato per fare i panettoni, perché anzi, durante i tre rinfreschi tu non fai altro che andare. A, eh, a rinforzarlo, se ha perso forza, a volte può succedere che tu lo metti in conservazione perché. Appunto, hai fatto i tre rinfreschi per i panettoni. Una parte l'hai conservata, una parte l'hai messa invece ci cioè hai fatto i panettoni, quella parte che tu conservi me la rinfreschi dopo 12 ore. Ecco, no, fai sempre attenzione che almeno di far aspettare almeno 16-18 ore, 20 ore per me l'ideale prima di fare il rinfresco successivo. Comunque, se è troppo debole, Pietro non, niente di grave, fargli fare un paio di volte un giro di tre rinfreschi a 30 gradi e vedi che, eh, che lo recuperi. Allora, ciao. E perché non fare un video sui Cross Sand? Bella domanda. Eh, Antonio, beh, ci, ci attiveremo. Allora, Luca, ti avevo scritto una mail più di una settimana fa. Nessuna risposta. Scusa Luca, ma sono dei giorni un po' complicati. Pro giuro che ti rispondo dopo la diretta. Allora. Eh, pa, 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 facendo un po' uso del lievito di birra, allora si può utilizzare il lievito di birra? Ci chiede Elisabetta facendo una bica. Sì, eh, Betta, ti ho risposto prima a questa domanda, poi eh, marchio Maria. Ci chiede dove si trovano probabilmente queste marche di burro all'interno dei supermercati. Eh, quello che ti dicevo, eh, marchio, purtroppo nel supermercato non lo trovi. Nel supermercato ti consiglio di utilizzare appunto Lutpark o Pinocelli o altri burri che siano però fatti, come ti dicevo prima, da, eh, da panna. Eh, ma queste marche qua, ti dico, io eh, su, allora, su alcuni siti di prodotti da pasticceria li trovi. Se vai su bianco lievito, per esempio, all'interno della sezione panettoni. Trovi questi, trovi, questi, trovi questi prodotti che ho selezionato per te. In, in altre, per esempio, in altre marche di, di, di specializzate in prodotti da pasticceria, li puoi trovare senza, senza problemi. Allora, eh, Luca, avevo seguito il filmato perché hai la pasta madre da zero ed avevo dei dubbi, per cui ti ho scritto dal modulo Ah, ok, scusa Luca, poi dopo ti rispondo. Allora, Nicolò eh, ci dice, quando produco il panettone, quello basso, la struttura interna è alvolata, ma in cottura... Non forma una bella cupola, anche se supera lo stampo. Il risultato non è chissà quanto soddisfacente. Quindi colò è perché la perlatura non viene fatta bene. Quindi eh, nulla di grave, devi imparare un pochino meglio a fare la perlatura e vedi che ti, si, che ti svilupperà. Eh, ah, Cesare in diretta dal Brasile. Ciao. Allora, poi Sabrina, ciao, sono nella prima esperienza. Come ti faccio ad avere una temperatura costante? Quindi, qua più o meno l'abbiamo detto prima, Sabrina purtroppo a casa bisogna un pochino ingegnarsi, eh, però non possiamo fare diversamente se non appunto, come vi ho detto, di vedere qualche tutorial eh, appunto per fare questo tipo di, di, di lavorazioni. Allora, eh, Antonio, come si fa ad ottenere un Pandoro con sapore di Pandoro classico? Ho fatto molti Pandoro, ma con un sapore lontano da quello, eh, da quello classico commerciale. Eh, bisognerebbe vedere la ricetta, Antonio. Eh, ti dico, una eh, un astuzia, cioè una astuzia, non è una stuzia, eh, Puoi inserire per esempio anche un po' di pasta zabaione all'interno dell'emulsione, sai, quando fai l'emulsione con il burro, il burro di cacao, il miele, tutto quanto... Una cucchiaiata di pasta di pasta zabbaglione può aiutare ad avere quel gusto caratteristico, però il problema è che nel 99,99% dei prodotti, eh, diciamo commerciali, quindi non parlo delle, di, di quelli di pasticceria, eh, usano gli aromi liquidi, quindi lì li puoi fare ben poco. Allora, si può fare, eh, anche qua, Piera, sì, si può fare il panettone con il lievito di birra, viene diverso, ma ho già risposto prima. Allora, torniamo su Instagram, invece. Allora, eh, si può fare il panettone con il lievito di birra, ok. Eh, allora, poi, un'altra domanda. Eh, a volte mi capita una mollica del panettone che tende a sbriciolarsi, perché? Eh, allora, se quella si sbriciola, allora può essere o cotta troppo, Può esserci poco grasso nell'impasto o pochi tuorli, quello dipende veramente molto dalla ricetta. Allora, qualche glassa divertente da suggerire? Ehm, immagino siano glasse per i panettoni o glasse normale. E se sono glasse per i panettoni, lì, tendenzialmente, le scelte sono abbastanza limitate. Nel senso che devi prendere una glassa o una glassatura di frutta secca come il panettone torinese, quindi quello con gli zuccherini e la glassa di mandorle. Puoi fare, per esempio, una glassa al cioccolato fondente, Oppure giocare con una glassa al su base cioccolato bianco da colorare poi eventualmente con coloranti in gel, e con zuccherini e quello, quello che vuoi. Lì però usa delle glasse tra virgolette asciutte, non so come dirti, cioè non utilizzare una glassa che sia troppo impregnante, troppo bagnata, perché sennò poi ti penetra nel panettone e ti viene una schifezza inenarrabile. Allora, quale additivo bisogna? Allora, eh, questo è Nicola. Quale additivo bisognerebbe inserire nella glassa finché non assorba l'umidità e diventi umida, eh, allora, eh, a casa purtroppo non ti consiglio di fare, cioè non c'è niente che tu puoi usare per, per fare questa cosa. La cosa su cui puoi giocare, Anto eh, Nicola è avere una glassa della consistenza giusta, cioè andare a fare una glassa. Mm, passami, passami il termine, non troppo liquida per cui venga assorbita dal panettone, né troppo dura che poi si stacchi in cottura. Devi azzeccare un po' quella consistenza un po' più morbida della Nutella, non so, via, diciamola un po' così che ti permette a, di aggrapparsi al panettone, ma non di penetrare dentro. Allora, per abbassare la temperatura dell'impasto, posso metterlo in frigo assolutamente. Alice, ce lo puoi mettere in frigo e lo puoi mettere anche in congelatore. Poi il mio impasto non si è incordato nel momento in cui ho messo i sospesi. No, non si è incordato. Prima non si è incordato quando tu hai. In, stiamo parlando del secondo impasto per tutti quanti. Quindi, eh, se è collassato, come vi dicevo prima, è perché quando hai messo il primo impasto e la farina, non l'hai fatto incordare bene e lì poi, da lì in poi, finché i tuorli te li prende, te li, li sopporta. Già col burro si, si slega quando poi metti i condimenti, eh, dai proprio il colpo di grazia. Allora, io quando rinfresco, allora Sonia, parliamo di lievito. Quindi io quando rinfresco ne prendo una piccola quantità e continuo su quella i rinfreschi. Così la mia pasta madre non subisce variazioni. Sì, sì, assolutamente va bene. L'importante, mi raccomando, non rinfrescate quando rinfrescate il lievito, non rinfrescate ne veramente troppo poco. Cioè, rinfrescate almeno mezzo chilo. So che appunto, eh, come si dice, poi sì, ma poi le butto via, eccetera. Sì, è vero, però tanto lo fate per questo mese, cioè quindi. Mettete in cantiere un sacchetto da 12 kg di farina e ci fate, ci fate la stagione. Se lo fate troppo poco, il lievito poi andate incontro a tantissimi problemi di contaminazione. Non, la massa è troppo fredda, per cui non vi lievita o vi lievita a fatica. Usate almeno, a mio avviso. Almeno mezzo chilo. 7 è l'ideale, però mi rendo conto che magari un chilo di farina al giorno può essere un pochino troppo oneroso. Però, ripeto, piuttosto, vi conviene rinfrescarlo bene quando vi serve. e Poi metterlo in conservazione per una settimana o in congelatore per tre mesi piuttosto che rinfrescarlo tutti i giorni. Allora, eh, Alice eh, Burro 1889 fattorie fiandino da latte, eh, scusate, da panne. Eh, Scusate, mi è partito tutto. Ok, scusate. Alice, ci consiglia questo burro 1889, fattorie Fiadino, da panna riposata può andare bene? Allora, non l'ho mai provato, finché se è da panna e da centrifuga va benissimo, assolutamente. Ok, ok, perfetto. Poi, eh, questo, ok, e qui l'abbiamo abbastanza terminata. Allora, allora, Davide, il mio lievito non riesce a triplicare, sto impazzendo allora ehm, il lievito se non riesci a applicare è ancora un lievito un pochino debole diciamo devi avere pazienza devi rinfrescarlo costantemente devi eh, giorno dopo giorno quando lo rinfreschi devi aprirlo, devi annusarlo devi assaggiarlo, da lì puoi capire se il tuo lievito non ti sta crescendo perché è troppo debole quindi manca di lieviti o perché è troppo acido e quindi ci sono troppi batteri lattici o troppi eh, appunto, prevale l'acidità. Un Sai, è un po' come sul piatto della bilancia, quindi se hai troppi, fondamentalmente, o hai troppi eh, batteri che ti schiacciano i lieviti, oppure hai di suo pochi lieviti. Quindi, a seconda di quello che tu senti, di quello che tu vedi, ti consiglio di eh, leggere questo, um, questo articolo, appunto, che ti, eh, te, lo, te lo linko subito, eh, che si chiama SOS Lievito, eh, in, cui ti spiego, eh, in cui ti spiego proprio tutti i vari passaggi e tutti i vari elementi per poter capire, eh, per poter capire appunto eh, quanto può essere, cioè, i diversi fattori che possono in, inficiare o contribuire alla, 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 allo sviluppo del lievito. Allora, Dax, si può aggiungere pochissimi grammi di lievito di birra al lievito madre per essere sicuri che lieviti? No, 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 no. Sono le primissime esperienze anche con il lievito di birra e la madre mi fa paura, no? Non avere paura della. A parte che detta così, la madre sembra una roba mistica. Eh, no, allora, non, in, no, non inserire niente perché quando, dal momento stesso in cui tu inserisci anche un grammo di lievito di birra, il lievito di birra eh, contaminerà e farà prevaricare in maniera in, irreversibile la flora, eh, la flora di lievito, per cui arriverai ad avere un panettone o un prodotto che lo potevi fare tranquillamente con il lievito di birra, perché otterrai lo stesso risultato. Quindi ti consiglio di non farlo. La cosa che puoi fare in alcune, in alcune preparazioni, per esempio, che è una buona via di mezzo se vuoi, è. Eh, e questo si fa per il pandoro, per esempio, no? fare una lavorazione mista. Quindi fare una lavorazione un po' di lievito di birra, scusate, un po' di lievito madre e un po' di lievito di birra. Però è una cosa diversa. Io non ti consiglio di farlo. Cioè, si fa in, per esempio, si faceva perché adesso già non si fa un pochino più sul Pandoro, ma perché sul Pandoro, non essendoci eh, da un punto di vista tecnologico, le, tutte le varie ehm, attenzioni che ci sono oggi, serviva di avere un, una struttura che spingesse molto, e quindi si metteva un pochino di lievito di birra per farle assorbire questa grandissima quantità di burro che c'era all'interno. Ehm, ok, quindi questo potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere tutto. Allora, se non avete altre domande, vediamo se ce ne sono degli altre qui. Allora, eh, Maura, sì, allora un'alveolatura. Scusate, mi è partita Maura. Allora, un'alveolatura troppo chiusa del panettone da cosa può dipendere? Ho usato il licoli. Li, allora, se ho usato il licoli, come ti dicevo prima, ehm, non, non so se allora, quello che hai tirato fuori, Maura, non è propriamente un panettone, ripeto, è più un, un qualcosa simile a una brioche o un, un panettone gastronomico. Eh, nel caso particolare, eh, comunque, per rispondere alla tua domanda, di un qualcosa di un dolce preparato, un dolce, un pane preparato con i licoli, quando la, eh, la bolla è molto piccola può essere dato da un'acidità eccessiva del, dell'impasto, del licoli, oppure eventualmente da una temperatura di fermentazione più bassa. Quindi, nel tuo caso, adesso non so quanto l'hai fatto fermentare. Allora, poi ho un lievito da anni, ma da 5 giorni. Eh, ne ho fatto uno mio. Ok, seguendo i tuoi consigli, posso già usarlo se triplichi in 8 ore. O è ancora troppo giovane allora se devi usarlo là per il panettone. No, aspetta, è ancora veramente troppo giovane e non ti dà, no, non va bene, poi. Ehm, Posso rivedere questa diretta? Sicuramente sì, la, questo vale per tutti i vari canali, la ripubblicherò poi all'interno dei, dei vari canali, quindi assolutamente la potrete rivedere da capo e soprattutto ragazzi potete scrivermi se c'è qualcosa che non vi è chiaro o che magari che ho saltato. Allora, se il primo impasto ritarda nel secondo, posso aggiungere una biga con lievito di birra? No, se il, lievito, se il primo impasto ritarda, lasciatelo, lasciatelo stare, cioè usatelo cioè scusate, inseritelo nel fate il secondo impasto solo quando il primo è pronto, non usate, cioè non state lì con il cronometro perché come vi dico sempre quando parliamo di lievito madre o lievitati, soprattutto nel lievito madre o nel licoli, eh, questo è un, è un ingrediente vivo che risente de, di come l'avete lavorato, della temperatura che avete usato con cui fermenta, dalla flora batterica tipica della vostra cucina o della vostra casa che si è insediata all'interno per cui la tempistica con cui sviluppa può essere molto varia. Eh, noi chiaramente diamo, no? dobbiamo dare delle, de, più o meno diamo delle linee guida. Ok, il primo impasto è pronto in 12-14 ore. Ok, ma se è lievitato a per esempio 26 gradi, con, in un certo modo. Se già per esempio non avete un controllo della temperatura troppo efficace, e quindi la temperatura va su e giù, assolutamente il tempo si allunga. Quindi aspetta eh, sempre che il secondo impasto, eh, Franco che il secondo impasto sia arrivato a maturazione. Più, se tu lo metti nel secondo impasto che non è pronto, allora più o meno triplichi quel delta che ti manca, lo triplichi nel secondo impasto. E praticamente hai bisogno di due giorni per lievitare nel, nel pirottino. Ok, perfetto. Allora, ciao, come farina di forza è consigliabile una W360-400? Allora... Eh, Umberto, eh, per la, eh, la cosa migliore, la, la, il W migliore per il, per il panettone è sicuramente una, un W 360-380, 400 è troppo, eh, quindi se usi la Manitoba classica del supermercato, quella è un 400-420, è troppo forte, rischi di avere un impasto troppo coeso e poco estensibile, per cui è un problema che poi quando tu lo vai a lavorare e a mangiare ha una struttura... Molto soda in bocca e anche durante la fase di lavorazione è un impasto molto 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 coeso e mh, che non va bene perché poi non ti permette di sviluppare una maglia glutinica giusta, di lavorarlo nella maniera giusta e di incorporare poi i condimenti nella maniera giusta. Quindi sta intorno a un 360-380. Eh, allora, ciò perché non mi lievita il panettone è l'ultima lievitazione. Eh, Margherita, questa è una bellissima domanda. Eh, non lo so, cioè dipende. Dipende molto da quello che hai fatto. Allora, non ti lievita perché, per esempio, la temperatura, quello che stai facendo lievitare, magari è troppo bassa. Non lo so, lo stai facendo lievitare a temperatura ambiente, ti ci vogliono 20 ore di lievitazione anziché 8 a 30 gradi. Non ti lievita perché magari il primo impasto che hai usato era un impasto troppo acidificato, per cui chiaramente ti ha sbilanciato un po' tutto l'equilibrio, lieviti i batteri. Può essere che non ti lievita perché è troppo pesante, perché ci hai messo troppi condimenti dentro. Dipende veramente molto, Margherita. Qui la domanda, è, cioè la risposta, scusami, è, è molto difficile. Possono essere veramente tanti fattori. Tu, a mio avviso, ripeto, lascialo comunque, eh, tu lascialo lievitare nei pirottini eh, finché lui non è pronto. Non ti preoccupare, non, non, succede, non succede niente. Allora, poi, eh, Pia, c'è una modalità per misurare l'equilibrio dell'icoli? Eh, allora, mh, No, nel senso, esiste che non ci sono dei test, ma sono dei test di laboratorio che misurano appunto le concentrazioni degli acidi. A casa no, non c'è, è più a un vero modo. Anche qua, come sul lievito madre, sono cose che poi si imparano un pochino a vedere, ehm, sentendo con il gusto, con l'olfatto, con la vista. Quindi un, un licoli molto acido è un licoli che tenderà a creare molte bolle piccole in superficie, che tenderà a separare la parte acquosa dal, dalla parte solida, con un forte odore, per esempio, anche un forte odore di un po' di formaggio, passare il termine. Eh, quindi devi imparare un po' a gestirlo in questo modo, però non esiste, cioè anche il piaccametro è utile fino a un certo punto, non ti consiglio di spenderci soldi. Poi, un palettone fatto in casa, quanto tempo si conserva? Allora, se è fatto bene e se è conservato bene, perché... Un, grosso anche un, un, un altro grosso fattore di eh, non riuscita del panettone è come lo si conserva. Il panettone, se fatto bene, dura due mesi, due mesi tranquillamente, conservando un'ottima sapore, eccetera. Quindi, se li fate oggi, diciamo che fino a fine gennaio, li potete consumare tranquillamente, conservando le caratteristiche del panettone. Eh, se lo fate con il lievito male, se lo fate con lievito di birra dopo 3-4 giorni, non ci fa, cioè, è, già, è già cattivo, è già secco. Eh, per conservarlo bene, però dovete utilizzare dei sacchetti in polipropilene, per esempio, fatti apposta per alimenti, magari spruzzando all'interno un pochino di vaporizzando con uno spruzzino, un pochino di alcol alimentare a 95 gradi che sanifica eh, l'ambiente e vi permette appunto di evitare lo sviluppo di muffe. Allora, eh, se lo si volesse fare come regalo di Natale, assolutamente, conta che l'industria, ma utilizzando metodi diversi, inizia già a luglio a fare i panettoni. Allora, Battista, nel caso superassimo il tempo di sviluppo in pirottino, in pirottino scusami, 6-8 ore, arrivassimo a 10-11, o il prodotto ne risentirebbe? Allora, sì, ne risentirebbe perché se tu soprattutto lo fai lievitare a temperature eh, calde, quindi intorno ai 30 gradi. Più lui va avanti, a un certo punto non è che ti sborda dal pirottino, cioè a meno se, se è giusto il, la proporzione tra impasto e pirottino. Quello che poi succederà è che lui continuerà a mangiare zuccheri, a consumare zuccheri, per cui il panettone eh, svilupperà chiaramente meno in forno. Ma poi, una volta che sarà cotto, sarà molto meno dolce. Per cui otterrai un panettone un po' insipido di sapore. Se invece lo fai lievitare, scusami, a temperatura ambiente, ci vorranno sì, 18-20 ore. Ma sarà un panettone molto dolce, perché i lieviti avranno lavorato molto piano e non avranno consumato gli zuccheri. Allora, aspetta che adesso mi sono perso dove ero. Uh, ok, perfetto. La mia farina è 400W, ma ci sta scritto ideale per grandi lievitati. Sì, eh, sì. Mario, scusa. Eh, sì, è, 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 come si dice, è ideale per grandi lievitati. Dipende di quali grandi lievitati. Cioè nel senso che già per fare, per esempio... <coughs> Già per un pandoro ti direi va bene, cioè va bene, è meglio. Eh, perché il pandoro vuole una farina più forte, ha bisogno di una farina che chiaramente deve essere in grado di strutturare molto. Per un panettone per me non ti viene un panettone molto gommoso, perché il rischio è quello che poi l'impasto ti viene anche anzi è molto più facile fare un impasto utilizzando una farina Manitoba perché è come cemento armato, cioè qualsiasi roba ci butti dentro lei la tiene. Il problema è che però avete un panettone poi gommoso, cioè quando lo mangiate sentite proprio la gomma, quindi lì lo, perdete un po' quella parte lì. Allora, eh, Carmela, eh, a quante proteine corrispondono questi W? Più o meno intorno ai 14,5, da 14,5 ai 16 dipende, 16 sei già su una farina molto forte. Eh. Allora, eh, forse con le cartine per il pH, questo credo sia riferito a come misurare l'acidità del, del licoli. Eh, allora sì, a quel punto... Uh, mar, Mar, che però Mar. Allora, le cartine, sì, fai attenzione perché alcune cartine però poi rilasciano degli inchiostri, quindi non sono molto utili. Il problema però di queste misurazioni dell'acidità, anche con il, per esempio, anche usando il ph -metro, è che poi però tu non sai se è un'acidità acetica o un'acidità lattica. Per cui eh, e, e sapere se hai troppo acido lattico o troppo acido acetico cambia completamente la misura in cui poi tu... Recuperi il lievito, capito? Perché, se ti manca l'acidità lattica, allora tratti più l'impasto, lo lavori, utilizzi temperature un pochino più alte. Se ti, ti, se ti eh, devi recuperare quindi aumentare l'acidità acetica, avrai un impasto più sodo, quindi metterai meno acqua, metterai l'acqua più fredda, metterai l'acqua del bagnetto più fredda. Quindi ti cambia tanto. Il problema è che lui il piaccametro o la cartina ti dà un pH che è la somma di tutte le acidità. Quindi, per quello che io dico. Alla fine spendete 200 euro tra pH metro, soluzioni tampone per misurare e poi non ci fate niente alla fine, a meno che non sia un pH a 3 che è visivamente acido, ma vi assicuro che lo sentite proprio e lo vedete occhio nudo. Allora, poi mi consiglio una farina per grandi limitati con, eh, con la quale è possibile usare anche il lievito madre. Allora, io vi consiglio due farine: ecco, una cosa importante. Eh, messaggio non promozionale perché non ci guadagno niente eh, io vi consiglio allora due farine che mi sento davvero di consigliarvi per i, per i panettoni e pandori: farine bianche eh. la prima farina è la farina panettone del Molino quaglia eh, che mh, si chiama adesso ho un numero però la trovate farina panettone andate lì e la trovate eh, anzi aspettate che eh, poi vi, magari poi vi metto i link nei commenti così poi riuscite tranquillamente a a Quindi la farina panettone del Molino Quaglia, una farina bianca oppure la farina panettone del Molino Pasini, che è una farina altrettanto ottima. Adesso ultimamente sto usando più la farina Pasini ehm, perché credo che rispetto alla quaglia mh, asciughi più, strutturi meglio, la, 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 strutturi meglio il, la pasta del panettone. Le trovate entrambe sui siti e-commerce del Molino Quaglia e del Molino Pasini. Eh, in un formato, allora, Pasini lavora con un formato da 10 kg, Quaglia con un formato, Quaglia è un po' più versatile perché ha il sacco da 12 kg, ma anche per esempio dei sacchi da 5 kg che sono assolutamente molto pratici da, da usare. E-commerce molto seri, aziende molto serie, il prodotto vi arriva dopo pochi giorni con un corriere, devo dire che io li, li uso da veramente... Anni, Quaglia credo lo usi. Quasi da dieci anni e passa e mi trovo stra, stra bene. Pasini lo sto usando da un pochino meno, ma ha dei prodotti davvero, davvero qualitativi. Allora, poi, eh, che rapporto tra acido lattico e acido acetico ci deve essere? Eh, allora, fondamentalmente, qua eh, le, le, il computo si fa tra. A ah, lieviti e batteri, cioè la, la popolazione di lieviti deve essere eh, la popolazione, scusami, di lievito sulla popolazione di batteri deve essere di una mille più o meno. Quindi devono esserci molti più batteri che non lieviti. Quando ci sono troppi lieviti, avrai un lievito madre che è troppo forte. Okay, forte e non acido, per cui è un lievito che ti arriva subito a lievitazione e quindi ti sballa tutti i tempi, che non va bene neanche questo. Quando avrai un lievito troppo acido, quindi avrai un lievito debole perché hanno prevaricato sui lieviti con troppa acidità, dovrai invece, hai altri problemi, proprio di, di stabilità dell'impasto, di incorporazione all'interno del secondo impasto eh, e, non ti, e non, ti, non ti tiene il secondo impasto, soprattutto se, se hai troppa acidità lattica, eh, però diciamo la proporzione è un pochino questa. Allora, ehm... ah, scusami, tu mi dicevi scusa, tra acido lattico e acido acetico. Allora, la proporzione corretta cioè proprio scientifica, onestamente non me la ricordo. Anch'io, però, ho in testa un qualcosa. Io addirittura di 5-1, avevo in testa, però la, la riverifico magari per voi. Perché in genere si parla sempre eh, di eh, acidità, batteri lieviti, non si parla di acido acetico, acido. E acido lattico, allora eh, sì, vero. Molino, qua vicino avvicino, lavorano benissimo. Sono di Rovigo, sì, infatti, eh, lavorano davvero bene. Allora, puoi suggerire un testo per apprendere come fare il lievito madre per i grandi lievitati? Allora, sì, eh, Mai Lori, allora ne ho selezionati diversi. Anche qua ti invito ad andare al, su Biancolievito, trovi la, eh, lo shop di Biancolievito e all'interno di Biancolievito, all'interno dello shop, trovi una selezione di libri. E manuali che ti consiglio per andare a ehm, dei manuali che io ho comprato e che ho usato e che, di cui magari a volte conosco anche gli autori che sono davvero eh, ottimi libri per imparare professionali quindi a volte troverai delle ricette un pochino grandi perché sono appunto manuali ma credo che siano i migliori testi per imparare per imparare il lievito madre quindi eh, guarda aspetta uno, uno che ho qua che te ne posso prendere per esempio è questo questo è quello di Montanari, che oggi io credo sia il, il testo migliore, uno dei testi migliori per imparare il lievito madre, eh, e lui è veramente. Eh, come si dice Gian Battista, è veramente una, 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 un professionista davvero non noto, non noto cioè non da, da palcoscenico, ma super preparato e davvero competente. E sono molto contento che abbia fatto questo testo perché è un vero testo che. Non è una trovata di marketing come per altri grandi nomi della pasticceria, i cui manuali onestamente non, non mi convincono perché manca sempre qualcosa, manca sempre un pezzo, un passaggio, un ingrediente. Questo di Gian Battista è un manuale serio, un materiale che vi, vi dà molte risposte, molto tecnico, però se volete imparare questo è. Allora, Anna, la molino rossetto W400 come, ta eh, come taglio? Eh, allora, Anna, anche qua sì, puoi tagliare la farina. Eh, la farina, una farina troppo forte con un W400, eh, con una farina invece eh, più debole per ottenere una farina che magari è intorno ai 3,60-3,50, eh, ti rispondo poi in privato perché c'è una formuletta che adesso dirla a voce, nel senso, non, non ha molto senso. Però è la famosa croce, no. Eh, poi ti, poi ti rispondo perché dovrei farti il calcolino qua, però nel senso non... poi ti rispondo in privato. Allora, dove posso far lievitare il panettone nel forno? Va bene senza luce accesa, grazie. Eh, allora, Margherita, per il, come ti dicevo, il panettone lo puoi far lievitare o a temperatura di 30 gradi e eh, devi cercare di mantenere questa temperatura, oppure posso dirvi: non impazzite, se a casa non avete modo come immagino che sia di garantire una temperatura di 30 gradi una volta che avete messo i pirottini all'interno della eh, dei eh, scusa il panettone all'interno dei pirottini, fatelo lievitare a, a temperatura ambiente tanto voi non avete la necessità di fare delle infornate di avere una tabella di produzione serrata ci vorranno 20 ore che vi frega lo mettete lì lo coprite andate a dormire fate quello che volete fare quando poi lui arriva lo cuocete. Stessa cosa, il primo impasto. Un'altra cosa importante: se non avete appunto la modalità di garantire 26 gradi, perché giustamente poi la sera andate a dormire, non potete alzarvi ogni due ore a riaccendere la lucina del forno. No problem, lasciate l'impasto a temperatura ambiente. Ci vorrà di più, ok? Quindi invece dei magari 12-16 ore ce ne vorranno 20 per arrivare al primo impasto. Ma saranno degli impasti. Che chiaramente saranno molto più dolci perché, come vi dicevo prima, il lievito non consuma zuccheri. Quindi, a livello casalingo, voi facendo una piccola produzione, avete chiaramente un'enorme versatilità di tempo. Non, avete, non dovete produrne 10.000 panettoni in un mese per cui che vi frega, se ci vuole, magari due giorni per fargli lievitare, tanto è lì non succede niente, lui sta lì sta bene eh, e fate così. Eh, ok, poi eh, grazie. Grazie, non ho ancora scritto un libro, però potrei scrivere un libro. Allora, forse non ho capito: una farina per impasti quaglia e per il lievito pasini. No, eh, no Valerio, puoi fare tutto con la stessa farina. Allora, la farina quaglia, la farina panettone del molino quaglia, la potete utilizzare uno per creare e rinfrescare il lievito madre, per tutti i rinfreschi giornalieri senza problemi. La potete utilizzare anche per negli impasti dei panettoni e pandori. Quindi la potete utilizzare da A alla Z senza problemi. Stessa cosa la farina Pasini. La farina Pasini, l'unica cosa nota un po', eh, come si dice, venale, è che la farina Pasini è un po' più cara della farina Quaglia, per cui io onestamente la uso, io uso la Quaglia, per rinfrescare il lievito perché è una farina molto costante e ben bilanciata, il panettone o il, soprattutto il pandoro lo faccio con la Pasini. Tuttavia hm, potete fare anche con la quaglia, vi assicuro, vengono dei gran bei panettoni, dei gran bei pandori, quindi assolutamente non ho problem. Ok, eh, quindi qua perfetto: allora altre domande. Eh, che a cui forse non abbiamo risposto, perché alcune poi mh, effettivamente abbiamo già eh, eh, risposto. Allora, Antonietta, è vero che per fare il pandoro c'è bisogno del burro di cacao? Allora, sì, eh, sì e no, è un plus uh, utilizzare il burro di cacao. Allora, il burro di cacao nell'impasto serve a strutturare meglio la maglia glutinica, ah, scusate, la, 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 la struttura dell'impasto. Quindi serve è un burro che struttura e irrigidisce molto, crea un'impalcatura un molto forte e serve tendenzialmente a garantire che poi durante la lievitazione, eh, quando il burro poi tende a ritornare in uno stato a cristallizzare, aiuta a tenere su un dolce che è stracarico di burro. Okay? Quindi vi serve semplicemente a strutturarlo. Se non lo trovate, su Bianco Lievito, comunque lo trovate non c'è problema, non utilizzate, utilizzate la stessa quantità di burro e, e va bene, senza, senza problemi. Allora, per quanto riguarda come posso aromatizzare il panettone, per come posso aromatizzare il panettone, allora, il panettone va aromatizzato con, gli ingredienti, con degli ingredienti, non con degli aromi, non utilizzate gli aromi, gli aromi sono tendenzialmente delle preparazioni fatte su una base grassa che si ossidano a contatto con l'aria, per cui quando poi voi andate a utilizzare Dopo due giorni, una fialetta che avete aperto lì è entrata l'aria, l'aria ha ossidato la base grassa e avete un prodotto che, quando lo mettete nell'impasto, non è più digeribile. E quindi avete quel gusto quando mangiate un panettone, un pandoro, soprattutto il pandoro: avete questo gusto che poi vi rimane in bocca molto, molto a lungo e anche durante la giornata. Poi avete sempre questo sapore in gola di, di, di aroma, non va bene. Per aromatizzare il panettone, serve essenzialmente la pasta di arancio candita o il mix per panettoni che vi dicevo, dei canditi di cedro, di arancia, poi anche lì vedete voi cosa vi piace di più, e un buon burro e buona vaniglia. Non vi serve nient'altro. Allora, poi, eh, grazie chiarissimo, ottimi consigli, eccetera. Allora, io non vedo più domande, ragazzi, per cui, eh, ho già un'ora che predico, eh, ma nonna, eh, per cui spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Spero. Se non è così, eh, assolutamente. Poi eh, scrivetemi, eh, scrivetemi quando volete per, eh, per avere ulteriori domande. Io abito in Sicilia, ho fatto paste di agrumi, un panettone. Eh, sì, Sonia, sei se fortunata perché le, anche io uso, uso delle paste di agrumi per aromatizzare il panettone. In particolare utilizzo la pasta di arancio candita. Io, una delle più famose che vi posso consigliare, a parte, immagino, Sonia, quelle eh, casalinghe che magari... Fate voi in, in Sicilia o artigianali che fate voi in Sicilia, un'ottima marca è eh, Agrimontana, eh, Agrimontana è veramente una marca di stampo professionale che adesso si è convertita anche a fare qualche piccolo prodotto in formato mh, casalingo, diciamo. Eh, e Ve la consiglio, è veramente, veramente ottima. È una pasta che potete utilizzare in sostituzione nella ricetta che vi ho sul bianco lievito, in sostituzione del mix aromatico e che eh, vi dà eh, una, un aroma di arancia veramente veramente ottima. Anche questa, se volete, ne ho selezionate alcuni formati da 200, 200 grammi e l'ho trovata appunto nello shop di, di bianco lievito. Poi da lì eh, vedete che eh, la, la, la comprete tramite Arranca. però eh, date un'occhiata, è molto, molto buona. Ok, allora scusate, io faccio un po' di check qui e là, ma credo che ho risposto già. A tutte le vostre domande, quindi, come vi dicevo prima, spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata, spero di farne anche degli altri. Magari datemi anche voi degli spunti di chiacchierate che volete fare, così magari le, le, le possiamo organizzare. Eh, nulla, se poi eh, avete appunto domande che io oggi magari non ho risposto perché non ho, visto, non ho visto scorrere o qualcosa che magari non è chiaro, non esitate a contattarmi. Sappiate purtroppo che in questo momento siamo un po' pieni, per cui non, scusatemi se non vi rispondo nel giro di qualche giorno, però cercherò di fare promesso il possibile. Eh, e nulla per cui niente, mi ha fatto molto piacere passare questo pomeriggio con voi. Adesso ho bisogno di bere un po' perché ho la gola, eh, una gola strasecca e nulla, allora io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, spero davvero che ho eh, risposto e vi ho chiarito qualche punto sulla preparazione dei panettoni. Il consiglio che, vi ho, eh, che mi sento di darvi è che eh, se non riuscite al primo colpo, non vi preoccupate. Il, eh, anche io mi ricordo che quando ho iniziato a fare i panettoni, eh, io penso che per diversi, diversi anni davvero ho buttato via i panettoni perché non, non riuscivano, perché chiaramente non sapevo alcune cose, perché le lavoravo in maniera, eh, a pensarci oggi, da criminale, però bisogna provare, bisogna informarsi, bisogna studiare, passatemi il termine, no? Ma per noi che abbiamo la passione non è uno studio, è una, un apprendimento molto bello e non lasciatevi scoraggiare, è a mio avviso uno dei, do, delle, dei prodotti di pasticceria più difficili da fare, ok? E, e vi assicuro che anche grandi maestri, grandi nomi della pasticceria cannano i panettoni, eh, per cui eh, anche tante pasticcerie si buttano via 50 kg di impasto perché, per, per i fattori che vi ho detto. Quindi mi raccomando, non demordete, cercate di farli, cercate di farle meglio e cercate di usare dei prodotti giusti, perché sul panettone la farina sbagliata, il burro sbagliato possono fare la differenza. E Ultima cosa, perché tante domande che mi fate, che mi avete fatto magari prima, derivano da una preparazione freestyle. Eh, allora, mh, seguite la ricetta. Eh, su questi dolci seguite scrupolosamente la ricetta. Seguite la ricetta negli step di preparazione, nel rapporto degli ingredienti. Eh, veramente, sui panettoni, come sui Pandori, togliere 50 grammi di una roba, aggiungerne di un'altra. A livello casalingo, che non avete poi appunto molti strumenti di controllo, vi può fare veramente la differenza. Quindi mi raccomando, usate la ricetta. Se poi la ricetta non vi, non vi piace per qualche motivo, magari scrivetemi e magari vi posso dare una versione aggiornata ad hoc. Ok, allora la Fedi fai dei corsi, mi piacerebbe molto farli, dobbiamo cercare un attimo il tempo, eccetera, però per ora mi piace fare queste chiacchierate con voi. Ne ho fatte già questa primavera sul lievito madre, sull'Icoli. Per cui. Spero di continuare in questo modo. Ragazzi, io vi saluto, vado a bere e farmi un caffè. <ride> e nulla. Spero di risentirci presto. Ciao, a presto.